Marpio nel food porn, benvenuti a questo nuovo video. Oggi sono sul lungomare Caracciolo e da qui partirà il mio food tour delle migliori graffe di Napoli. Sì, avete capito bene, quelle che diciamo a Roma chiamano ciambelle, ma si chiamano graffe qua a Napoli e noi le abbiamo sempre chiamate graffe. Comunque saranno graffe semplici, prenderò solo le graffe semplici per parlare dell'impasto e non delle porcate varie che ci mettono sopra. Però ovviamente queste grafferie vi farò vedere e sono tutte quanti solo grafferie, ma fanno tanti altri prodotti. Hanno anche, diciamo, varianti della graffa con creme, alcune avranno il cornetto graffa, beh, quindi già bene o male sapete di cosa parlo, ma andremo a discutere della differenza degli impasti e della differenza proprio di sapore di quelle graffe, della tipologia di graffe. Comunque sono quattro graffe differenti tra loro, tutte strabuone, e vi farò vedere di cosa parlo. Quindi senza fronzoli, direttamente a gamba tesissima, andiamo alla prima graffa. Siamo da Leopoldo Casa Infante, lo Chalet, dove ci andremo a prendere la sua fantastica graffa. Se guardate che mazzo, acchiappa proprio il boss della graffa, Marco Infante. E adesso ci mangiamo la sua graffa, che per me ha una caratteristica speciale che vi darò tra pochissimo. Mamma mia, raga, già si vede il livello altissimo. Adesso andiamo a friggere. Ed eccola qua, ragazzi, la prima graffa del tour, quella di Casa Infante, lo Chalet. Guardate che spettacolo, guardate che panorama, mangiarla qui veramente, veramente mangi Napoli. Attenzione, ragazzi, abbiamo l'onore di avere Marco a spaccarla. Guardate che leggerezza e guardate com'è giallo l'impasto di questa graffa. Io vi dico che la caratteristica più bella di questa graffa è che è super, super, super aromatica. È saporita, è veramente, cioè questa per me va mangiata pulita perché è troppo buona. Poi Marco la contamina con tante cose, ma l'impasto è incredibile. Raga, io me la assaggio con Marco perché merita. Mamma mia, questa ho sempre detto che è talmente saporita che sembra un panettone fritto. Poi Marco è maestro anche in quello, quindi è pazzesca. Ma come è bella, è troppo bella, mamma mia, raga. Benissimo, questa prima graffa già mi ha reso veramente felice e adesso vado alla seconda. Vediamo, però questa di Marco è difficile batterla. Vabbè, ragazzi, per mangiare questa seconda graffa sto tornando bambino, guardate dove sono. Sono all'Edenlandia, siamo cresciuti tutti quanti qua a Napoli e qui c'è una delle graffe che ci ha cresciuto, quella che inondava l'Edenlandia di quel profumo di vaniglia incredibile, e adesso la vado a mangiare. Ed eccoci qua, ragazzi, sono veramente curioso di vedere se è rimasta la graffa che mangiavo da bambino, perché ovviamente l'Edenlandia è stata rinnovata, non la mangio da, penso, forse 15 anni sta graffa. Il profumo c'è, il profumo è quello, ragazzi, speriamo, speriamo. Ragazzi, eccola qua, la graffa dell'Edenlandia è completamente tonda, proprio una ciambella a tutti gli effetti, perché questa qua non ha i lembi come nella graffa tipo che vedete là sopra, che è il classico lembo dei lembi uniti della graffa napoletana. Invece questa è proprio tonda, è una ciambellona gigante. Poi sotto al castello invincibile ci sta un amore. Benissimo, ragazzi, assaggiamo questa macchina del tempo. Allora, è molto meno croccante, è morbidosa, però è molto morbida, è molto spugnosa rispetto alle altre e ha un sapore incredibile, molto vanigliosa, raga. Una bella bomba, proprio come me la ricordavo.
poi sente molto l'arancio e il limone, veramente buona ragazzi. Vedete ragazzi, è una struttura un po' più spugnosa, morbidosa, meno croccante all'esterno, ma anche se è croccantina, però veramente veramente buona e soffice, all'interno è una nuvola. Guardate qua ragazzi, si sta facendo notte, quindi a mio malincuore devo lasciare l'Edellandia, ma questa graffa mi ha riportato veramente indietro a tanti anni fa nella mia vita. Sono molto contento, è una graffa che è tutta sua, è come la pizza di Michele, capito? Cioè è una graffa che è la graffa dell'Edellandia, ha quel sapore, ha quel profumo che inonda tutta la zona dove sta lo store. Sono molto contento, andiamo alla prossima tappa. Ragazzi, allora sono al Vomero e sto andando verso la terza grafferia, una grafferia a cui sono legatissimo e che secondo me fa una graffa incredibile, leggerissima, poco, con pochissimo olio, cioè praticamente non ne assorbe proprio, è super asciutta. A me piace tantissimo, ne potrei mangiare 10 di questa. Eccoci qua ragazzi, arrivato da Magna Magna, tutto fatto al momento, anche la nostra graffa ovviamente, che per me è una delle migliori di Napoli, andiamo a vedere. Oltre alle graffe fa diverse porcosità che non avete idea raga, ma soprattutto la super graffa che crea dipendenza, è proprio lei. Ed eccola qua ragazzi, la nostra graffona semplice, bella grande raga, guardate che spettacolo, doratissima, super asciutta. E adesso la andiamo a assaggiare, mamma mia. Ragazzi, alla fine del video avrò la mascherina piena di zucchero sicuramente, comunque assaggiamo. Questa qua è praticamente come una pizza fritta, è leggermente croccantina fuori ed è dentro è proprio aria, è vuota, è pazzesca raga, quando la mangi si schiaccia, infatti vedete quanto è diventata sottile col mio morso, è pazzesco, mamma mia, una leggerezza unica, poi il sapore è pazzesco raga. Vedete ragazzi, guardate qua, cioè è praticamente super leggera, cioè non c'è impasto all'interno, è proprio dei vuoti, perché è proprio straleggera, cioè se voi fate così si schiaccia, cioè è proprio super leggera, guardate qua che figata, una graffa veramente top, da poterne mangiare anche 3 volendo, con una leggera fame forse anche 5, vi dico la verità. E adesso sempre al Vomero sto andando verso l'ultima graffa, ma non meno importante, perché è la storia, è da poco aperto al Vomero, ci vado qua perché ce l'ho vicino a Magna Magna, vicino casa, quindi dopo mi vado a schiantare direttamente nel letto. Ragazzi, eccoci qua alla fine del nostro tour delle graffe di Napoli ed eccoci allo Sciale Ciro, la graffa forse che ha fatto veramente la storia di Napoli, che ha aperto qui a Via Cilea anche al Vomero. Adesso ci abbiamo una grande graffa semplice anche qui. Ed eccola qua ragazzi, la nostra graffa dello Sciale Ciro, bella, cioè si sente un profumo esagerato, un po' più di vaniglia si sente qui, spettacolo, adesso la andiamo a assaggiare. Ragazzi, assaggiamo questa graffa storica. No, questa forse è la più saporita, non lo so. Quella di Marco Infante è molto aromatica, ma questo è proprio quel sapore di graffa esagerato che c'ha solo questa graffa di Ciro. Anche lei molto leggera, è proprio il sapore che è buono di questa qua. Il livello di sapore è incredibile, è proprio il sapore di graffa, quello per eccellenza. Per quanto riguarda invece la struttura, vedete, pure molto leggera, un po' più spugnosa, anche se comunque molto leggera, un po' più spugnosa e morbida, meno croccantina all'esterno,
ma veramente buona, buonissima, e straleggera e strasaporita soprattutto. Ragazzi, sono tornato a casa dopo questo bellissimo food tour delle graffe. Sono contentissimo perché, come vi ho detto, è uno dei dolci preferiti e quindi ci tenevo tantissimo a fare questo food tour. Ci vediamo al prossimo video, mettete like, commentate se vi è piaciuto e ovviamente attivate le notifiche e iscrivetevi al canale. Al prossimo video, marpioni, ciao!